Mio padre ha 8 anni, è andato a bottega, è andato a bottega in due tipografie e all'età di 18 anni si è messo in proprio con una macchinetta tipografica a mano e stampava i bigliettini per le bomboniere, le pagelline per dei negozi che stavano al centro storico, proprio al Decumano. Io nel 50, dopo la licenza liceale, sono sceso in tipografia e ho cominciato, diciamo, la mia avventura come tipografo. Ho cominciato a studiare tutti i vari testi che riuscivo a reperire per quanto riguarda la stampa tipografica. Così ho apportato le mie idee, nel tipo di stampa, sia nella progettazione degli stampati, sia nella stampa vera e propria. Negli anni 60 abbiamo iniziato la produzione dei biglietti augurali con le riproduzioni delle stampe antiche di Napoli. Negli anni 80 ho preso io in mano le redini della tipografia perché mio padre di un ictus e dovette ritirarsi. Dagli anni 80 chiaramente io ho rimodernato la tipografia mettendo la offset, la stampa offset, la stampa digitale. Negli anni 90 ho pensato di voler fare un museo laboratorio di arte tipografica per poter conservare nel museo le macchine d'epoca, le attrezzature, gli archivi, tutti i disegni, eccetera, perché tutto questo materiale non potesse essere disperso, ma conservato anche per vedere la differenza di come si lavorava una volta che non c'erano i computer. Vorrei insegnare a dei giovani quest'arte di tipografia, sapendo la tecnica della tipografia, della stampa tipografica, si possono realizzare delle opere pregevoli.